Roberta S. La voce interiore attraverso Roberta S. a cura di VB guide. No, noi vi diciamo che è vero che siete immersi nella luce, ma che tutto ciò che di quella luce non capite lo considerate male, e allora noi vi diciamo che prima di portare la luce dove non riuscite a vederla, dovrete essere in grado di riconoscere la luce che già sapete apprezzare, come un qualcosa di onnipresente nella vostra esistenza, grazie a quello che considerate male. Allora, se sapete di avere una dote, un dono, come lo chiamate voi, una forza, puntate su quella forza e tenetevela sempre vicina. Da lì vi accorgerete che la luce si espanderà e che anche quello che prima vi sembrava buio fa parte di quella forza. Allora, i vostri dubbi non hanno più motivo di esistere, perché il dubbio appartiene a chi non è presente a se stesso, a chi sta correndo sulla propria vita, a chi non è centrato, perché vorrebbe fare altro o essere diverso, a chi ascolta troppo le voci esterne. Siate presenti anche in questo. Sappiate ascoltare senza confondere la vostra essenza con quello che ascoltate, ma piuttosto sapendo mescolare e accogliere tutto ciò che può arricchirvi in ogni campo, anche in quello mentale, perché se vi piace imparare a ragionare ed essere razionali, dovete coltivare questa vostra attitudine.